Eccoci qui, pausa milkshake, adesso lo ordineremo. Non so se mai c'è stato qualcuno che ha ripreso la vocina, che ci chiede che cosa vogliamo. Sì, magari non interessa a nessuno, però visto che stiamo vloggando, magari è una cosa interessante. Eccolo qui il microfono. Ah, guardate in tutti i menu. Milkshake e cioccolato. È un milkshake al cioccolato. Desidera il titolo da bere? Scusi? Desidera una bottiglietta d'acqua? No, no, grazie. Un euro la finestra avanti, grazie. Wow, solo un euro! Nell'attesa, perché non si capisce come mai alle 4 del pomeriggio c'è qualcuno che forse ha ordinato qualche menù complicato. Vabbè, ovviamente ognuno poi magna all'ora che vuole, giustamente. Allora vi faccio vedere cosa ho trovato al Rinascente. C'era questo opuscolo qui che indica sì tutti gli eventi, ma che alla fine è poco corposi a livello di beauty, ed è un peccato, perché almeno indicare qualcosa sarebbe stato carino. Io andrò semplicemente a vedere il rossetto di Deborah Milano e l'orto botanico che ci stanno chiedendo, che è sto orto botanico. Però lo scopriremo solo vivendo, come diceva la canzone. E tanto perché siamo qua a fare che non si è ancora capito, se riesco, perché non volevo inquadrare le persone, ma comunque, ma lo noterete anche voi, fino a che non prendo il milkshake, state qui a farmi compagnia, mi sto rompendo le palline, vi faccio vedere il mio portaocchiali, è troppo bello, adesso dovete scrivere tutti i commenti, che è bellissimo, è troppo bello, cioè secondo me quella di sì, è Love Shopping, per forza. Ha ripreso questo tipo di fantasia. Oggi mi vedete con gli occhiali perché siamo in tema intellettuale, visto che andiamo al fuori salone. Vabbè, tanto per dire cavolate, qui non si va, ragazzi. Sto parlando da 1:21 e aspettate che non ho acceso subito la telecamera. Secondo me c'è qualche problema proprio a livello... Boh, vabbè, niente, no. Non vi faccio assorbire tutta l'attesa, ci vediamo dopo. Ce l'ho fatta, milkshake, avete portato bene, è troppo vero, anche quando sento le altre ragazze che dicono mi portate bene mentre filmo, è così, perché l'ho tenuta spenta veramente per qualche minuto altro, se questo è italiano, poi ho detto ma sì, riaccendiamola, così le racconto appunto, intanto possiamo, le racconto cosa mi è successo ieri venerdì 17, nel frattempo è arrivato il milkshake, quindi sì, intanto gusterò. Buonissimo, non si fa, lo so, è da maleducati, però almeno un sorso. Poi chiudiamo, vi racconto solo questa cosa, visto che sono in versione raccontiamo i fatti di Rosa. Ieri, vabbè, uscita, mio marito a un concerto, quindi praticamente doveva essere una serata carina. Niente, allora vabbè, tango teaser nulla, quindi consigli, ascoltatelo, chiamate Rinascente prima di andare a farvi i chilometri come ho fatto io e prenotatela magari. Poi non ho trovato la palette, ovviamente, questa è una cosa abbastanza ovvia, è un po' colpa mia, diciamo così, però ho visto un video di Nicole, che qui su YouTube la conoscete tutti, Kiss and Makeup 01, c'è bisogno di dirlo, ma io lo dico lo stesso, perché è il mio video e dico quello che voglio, sì, ok. Vado avanti, sono abbastanza in vena polemica, perché sentite qua cosa è successo. Quindi vedo questa palette bellissima dei macaron, ditemi sì tutto quello che volete, però sono belli anche i colori. Niente, una novità arriverà a metà maggio. L'unica nota positiva, ho trovato la maschera che volevo io, quella alla perla, che ovviamente ha fatto vedere chi è Screech, e voi con me lo sapete, queste cose vanno via come il pane, e sono andata e me le sono prese. È andata bene anche con lo sconto, perché se vi è arrivata la cartolina per la festa della mamma, i tre sconti si possono usufruire separatamente, quindi però insomma non ho trovato la palette, speriamo di prenderla col 15%. La nota brutta non è ancora arrivata. Ma cioè, brutta, è ridicola, magari se riesco vi allego delle scene. Siamo andati in questo locale, io e la mia amica, era deserto, il DJ ha dato pacco e il locale era vuoto. Siamo rimaste comunque lì a mangiare per via di certe cose organizzative che non vi sto a dire perché tanto vi annoierei, però siamo rimaste lì ed eravamo le uniche, allora abbiamo cominciato a inventarci delle storie, non so se lo fate anche voi, tipo comunque veramente c'erano pochissime coppie, forse due. Alla fine abbiamo detto qua è un locale di scambisti, perché ma quale coppia resta? No, adesso ditemelo anche voi, io non credo sia normale. Beh, io e la mia amica eravamo lì perché poi ci ha raggiunto insomma della gente, cioè della gente, vabbè, lasciamo stare, comunque ci hanno raggiunto delle persone e siamo rimasti lì.
Ma le coppie, cioè non vedi nessuno nel locale, non c'è musica, non c'era niente. Cioè sì, il CD andava, no, andava alla radio di Studio Z, oltretutto ci andavo da ragazza, vabbè. E basta, quindi due coppie e io la mia amica, quindi vi ho detto tutto. Però a ridere, insomma, sono aneddoti carini e via, basta. Insomma, adesso mi bevo sto milkshake, se la diventa non so che cosa, dal milkshake diventa... Vabbè, niente, lasciamo stare. Ci vediamo dopo con il rossettone. Siccome mi irritava la ripresa d'altro anno e nessuno dietro, guardate. Così, tanto per portarvi con me. Notare la bellissima pettinatura con gli occhiali, togliamo un attimo, va bene tutto, però è un bellissimo truccotti fatto con una palette, giusto 2 euro, ma non sto scherzando della Deborah, ma è bellissima, inventata da morire, infatti l'ho messa col dito, ho detto ma sì, tanto non colorerà mai, colorerà mai. Io soffro di dislessia, immagino, comunque mi sa che sì, è una cosa familiare. No, ma troppo bello. Non c'è nessuno. Vabbè sì, c'è sempre il mister M qui che non ne vuole sapere di entrare nel video. Però posso farti una domanda senza che mi rispondi? Secondo te che devi sognare? Ho detto un fumetto da qualche parte, cosa volevo chiederti. Hai capito? Sì, mi sa che mi ci sto. Non posso fare l'inquadratura totale perché non posso. Sono stata sgridata, quindi taglierò e non lo saprete quando ci siamo detti. Però riprendendo il... Sì, oramai sono in fissa col fatto che non si veda nessuno dietro di me. Come se io l'avessi fatto apposta, voi non lo potrete mai sapere. In realtà io ho un tram a disposizione per fare i video. E ora ve l'ho confessato. Comunque niente, io... vado che meglio e ci vediamo, spero, alla statale, così vediamo questo bellissimo rossetto. Sono veramente curiosa, l'ho visto sulla rivista e non sono mani a fuoco, ovviamente io parlo e non si vede mani in mani. Basta, le due e ci vediamo. Semplicemente mi piaceva l'inquadratura di questo cielo quasi azzurro e vabbè. Ma riprendiamo anche qualcosa di serio, mi sembrava carino questo qua, dovrebbe indicare, aspettate, così è dritto, quello, ah, l'orto botanico, sì, che vorremmo andare a vedere, poi, e poi basta, entriamo dentro così vediamo questo magnifico rossetto. Ho appena fatto una scoperta allucinante, cioè l'installazione si muove, sì, adesso sarete qui a vedere tutta la rotazione. No, ma è troppo bello. Vabbè. Ah, e si chiude anche. Non ci posso credere. È un mito quello che l'ha progettato. È veramente troppo figo. Sì, ve lo faccio vedere che si chiude e che si apre. Ditemi, siete contente? Lo so. Vabbè, non si può mettere il tappo perché è sotto. Vabbè, questo è ovvio. Intanto ho perso il signor M. Ah no, qui di fianco a me. Vada signora, non abbia paura, non la inquadrerò. Eccolo qui che si sta riaprendo. E vai, manco fossero i fuochi di Sant'Antonio, se esistono mai. È bellissimo. Foto. Questa può essere la vasca dei sogni, insomma. Può essere inquietante, però anche carina. Qui ci sono delle palline che illuminano il giardino. Siamo ancora zona rossetto, faccio giusto uno scorcio di tutta la... qui c'è piazza, no? Cortile dell'università, bella. molto bella. Qui invece dove 2 anni fa c'erano i rossetti, adesso hanno messo tutte queste ceramiche e queste illuminazioni. Beh dai, insomma, carino, però io preferivo i rossetti di Deborah a Milano. Sono appoggiate, quindi se ne è troppo caldo, usciamo da qui. Quando la moda incontra l'arte, potete farvi la parete del vostro vestito preferito. Anche questo merita, dai.
È un puccino. Questo mi attira veramente un sacco, con tutte le insegne. No, Gucci, Yves Saint Laurent. Vediamolo di qua. Ma è troppo bello, che cosa può essere? Tanto il signor M non risponderà mai. Vediamo che cos'è. Non c'è scritto, sì, neon, ci arrivo anch'io. Installazione tutta in neon, con tutte le marche, bellissimo. Devo dire la verità, stupendo, mi piace, non so perché, mi fa locale, mi fa una cosa meravigliosa, mi piace anche questa vista qui con il telo davanti. Sì, sono abbastanza alquanto strana, ma cioè, guardate, vediamo se riesco a farvela, ecco, così si vede benissimo. Ovviamente non potevo, no, non inquadrare queste meraviglie, stupendo, tutto di pelle. Ah, questo vestito è meraviglioso. Questi stivali, poi fantastici. Questi stivaletti non sono male. Anche le scarpe, le ballerine, vabbè, ok. Basta. E vabbè, non potevo non riprendere le borse. Un altro vestito. E gli stivali. Questi box vi ricordano troppo quando ero andata alle terme. Mi sembra di... Oddio, non mi viene il paese. Vabbè, comunque ci sono delle cose dove ti metti dentro il mondo, le descrizioni sempre molto carine, graziose, ma vi faccio vedere un po' a caso delle cose. E vi siete persi una casa delle cose bellissime, il pavimento della statale. Vi siete persi un aneddoto carino, volevo sedere in uno di quei divani che sono messi così, vedete, c'è una piattaforma e penso non ci si possa sedere. Mi ci stavo sedendo, poi ho detto, ma evitiamo di fare figuracce. Però vabbè, insomma. Almeno i piedi li riprendiamo, dai. Ok. Adesso si apre e si chiude. Guardate, aspettate che vado lontano. Si capisce? Sì. Carino, eh? Vediamo se mi viene tipo videofilm horror. Tutto buio, le scale. E poi la luce. E poi basta dire cazzate. Allora, se riesco... Oh. Che bello, parlo con il rossetto alle spalle, lo vorrei sempre in tutti i miei video. Guarda che bello, se non si vede bene non trovo mai l'inquadratura. Forse così? Eccolo qui, proprio in basso, su di me. Se mi metto così sembra che mi metto il rossetto. Me lo direte voi, questa grande ideona che mi è venuta. Sì, sembrava che mi mettessi il rossetto. Ma adesso si sta, vedete che si è... fatto il contrario, qui non c'è più il rossetto perché praticamente entra dentro e poi viene fuori. Prendo un po', passa cosa, non fai ridere a nessuno, ma mi piace. Vabbè, con un rossetto dietro sono ancora più spiritoso. Vedo un po', bellissima sta cosa, oddio, si stanno vergognando tutti per me, cioè tutti, meno male che c'è solo una persona con me. Questi qua non so cosa sia. Adesso finiamo il giro ovviamente perché sono a rottura di pizza. Questi vlog che ci bloccano. Poi mi piaceva racchiudere questa scena. C'ho sempre lui dietro di me. La... dov'è il dito? Eccolo lì. Questo che dovrebbe essere rappresentare qualcosa del vino. La statale. Non piove. Fa schifo il cielo però almeno non piove. Vi faccio salutare dal rossettino. Ciao ciao. E finiamo il giro. La ceramica però sicuramente rappresenterà qualcosa, mi viene in mente, indovinate, il cioccolato che cola. E mi ha subito fatto idea di golosità. Poi questo che sembra color Tiffany, che in questo periodo è il mio colore preferito dopo il rosa, insomma. Ah, vi faccio vedere la parte esterna, se riesco vi faccio vedere anche la parte interna. Sì, volevo entrare, ma vedete, quella è tutta la fila per entrare. Vedere la statua. Open bar. Si sente la voce, va bene? Grande bollire.
piaceva farvelo vedere così. Se vi viene il mal di testa, andate via quel paese, ma secondo me la ripresa merita. Pensate a me che sto girando intorno da sola. Vabbè, speriamo almeno sia carina. Adesso mi cago pure il piccione in testa, prima o poi. Domanda, secondo voi è una bocca quella? Fosse così sarebbe troppo bello. Adesso andiamo insieme e lo scopriamo. Rivediamo questa scultura che avete visto comunque già dall'alto, bello perché riflette un po' quella che avete appena visto, se non avete vomitato, state continuando a vedere il video, e lì ancora il rossetto. Ma dirigiamoci verso la bocca. Anche questa, ragazze, ditemi se non l'ho studiata. Con la bocca da vicino, ovviamente è autoriflettente, quindi me l'ha beccato un po' così. Ci siamo seduti all'interno di una struttura comodissima, sì. Vediamo se riesco a farlo. Che bello! Passeggiando, ovviamente ho notato che il magnum ha fatto il magnum rosa, ovviamente lo comprerò. E concludiamo questo video vlog. Come potete vedere dalle confezioni della pizza di rosso pomodoro, sì, ha piovuto, sta piovendo, ho dirotto tutta una corsa per tornare a casa. Volevo solo farvi vedere che ci sono degli appuntamenti interessanti per quanto riguarda le mostre di Leonardo, qualcosa anche di gratis, e potete chiedere al numero verde 890 1111, mi sembra di essere le signorine, buonasera. Vi faccio giusto vedere le nostre pizze, wow, questa è provola e pecorino, non so cosa, abbondante, hanno detto, ma si sente, il pecorino si sente, oddio, adesso mi cadeva anche. E invece, qui c'è un cagnolotto che mi vuole salutare. Ciao, per il mio, ciao! Aspettate che non mi lascia più il braccio. E la mia, io l'adoro. Non potete capire quanto è buona. Vi saluto, che il video qua, i minuti stanno finendo, i secondi. Ciao a tutti! E vi saluto con questo colorito giallastro. Il trucco ha tenuto, quindi ci tenevo a dire che questi ombretti di Deborah, non so se farò vedere la palette o comunque la userò in un tutorial, perché mi piace tantissimo, si nota un po' nel vlog, intanto c'è un tatino che mi sta leccando la gamba, che c'è questo arancione, fucsia e rosa, e ha retto tantissimo senza primer, perché me ne sono accorta, intanto controllo i secondi che scorrono, me ne sono accorta una volta uscita di casa. La mia voce si è abbassata perché ho mangiato la pizza, come avete potuto notare, buonissima, sono stanca, non vedo l'ora di andare sul divano, di guardarvi qualche video, di addormentarmi perché in televisione c'è la partita della Juventus, e quindi sì, io vi auguro buona serata perché è presto, io non vedrò mai l'orologio da qui, ma comunque vi dico che non è tardissimo, però io sono stanca e vado a riposarmi e chiudo questo vlog. Ciao!